È arrivato il momento di svappare. Svapower. Stamattina abbiamo fatto giunta e quindi abbiamo dato già la prima una piccola risposta, anche se abbiamo dovuto farla tre volte questa giunta perché non c'era il numero legale. E stamattina proprio di questo si è parlato. Io non sono un sindaco che vuole fare il presidente, io sono un collega sindaco, quindi che rispetta tutti gli altri sindaci e che rispetta tutti i consiglieri comunali della città caudina. Però il rispetto va con il rispetto, quindi quando fissiamo delle date bisogna anche avvisare che probabilmente non ci siamo oppure che la si deve spostare. Tutto questo ci siamo chiariti, abbiamo approvato il regolamento dei vigili urbani, abbiamo detto che il giorno 7 faremo il consiglio della città caudina, lo farò nel comune di Pannarano perché il mio obiettivo è quello che, di fare ogni paese portare un consiglio, e quindi ho iniziato da Bonè andando a Pannarano, poi farò Rocco Basciano, salirò e poi verrò anche nel mio paese, quindi anche come presidente la scelta di non farlo nel mio paese proprio per dare un segnale forte agli altri amministratori, agli altri paesi, e quindi coinvolgere sempre di più i paesi dove andiamo e far sì che devono capire che se ci possiamo unire, ci uniamo le strutture che abbiamo, mettiamo insieme tutte le nostre intelligenze, perché i nostri sindaci sono tenaci, sono intelligenti, ma travolte insomma hanno paura di scavalcare quella soglia e di dire ci sto. Dobbiamo rompere questo tabù e dobbiamo far sì che questa valle, questi giovani di questa valle possano rimanere in questo territorio, perché è un territorio sano, un territorio onesto, un territorio che ha delle intelligenze straordinarie. Allora io in questi 15 mesi ancora che dovrò fare il presidente della città caudina spero di rompere, di far crescere questa città caudina. Un primo passo è stato fatto con la progettazione di 20 milioni di euro, adesso stiamo cercando di chiudere un altro passo importante, quindi unire la città caudina, terra di lavoro e il treno verde, significa tre comunità anche sulla zona di Caserta, quindi è fare progetti importanti di sviluppo, quale può essere la via del ferro, perché la comunicazione è importante sul nostro territorio, perché il turista se deve venire sul nostro territorio e sostare sul nostro territorio deve avere il trasporto, deve avere la navetta dove, per arrivare nel nostro territorio. Allora questi sono i temi da affrontare, i temi che si possono affrontare e che si possono anche risolvere, perché non parliamo di miliardi di milioni di euro, parliamo di piccoli investimenti e valorizzare i monumenti che abbiamo. Queste sono le cose che ci dobbiamo prefiggere e fare. Le zone industriali, ben venga l'industria, ci deve essere. Il mio paese a suo tempo fece una scelta di essere un paese industriale e non più a vocazione agricola. Bene, io non discuto se è stato fatto bene o è stato fatto male, ma le industrie che ci sono devono essere affiancate dalle amministrazioni e dall'amministrazione, e quindi questo dobbiamo fare, valorizzare per settori. Se abbiamo in Valle Caudina tre paesi che possono sviluppare l'industria, ben vengano l'industria, ma poi il nostro valore aggiunto è l'agricoltura e l'agroalimentare. Questi sono i settori trainanti che il mondo ci chiede e che l'Europa vuole i nostri prodotti, e che noi poco mandiamo all'Europa, incameriamo dall'Europa e non mandiamo, quindi spendiamo e non incassiamo, quindi quando si spende e non si incassa sicuramente non si avrà un conto a pareggio ma un conto negativo. Noi dobbiamo cercare di ribaltare questo dato e avere un conto a favore e non un conto a sfavore.